Ma sì, ho trovato. Ti fa il buco del naso che ti rompe il setto, eh. Ormai non c'è l'aspirazione. Ti aspetta. Degli aspiratori dell'aspiratore, come mai? Se è intervenuto un magneto termico, una protezione amperometrica. Questa è la storia di un'azienda galvanica che per 24 anni ha inquinato l'ambiente e causato la morte di molti degli operai che ci lavoravano. La Tricom, poi Galvanica PM, dal 1971 al 2003 ha sversato sostanze nocive in un'area di oltre 12 km quadrati. Nella zona di Bassano del Grappa, più precisamente Trattezze sul Brenta, paese dove operava, e Padova. Gli effetti dello scempio ambientale sono arrivati sino alla Laguna Veneta, essendo Trattezze sul Brenta situata in una zona di raccolta delle acque meteoriche, le quali hanno spostato le sostanze sotterraneamente sino al mare. Nella zona immediatamente circostante la Tricom si è calcolato un inquinamento del suolo sino alla profondità di 26 metri. Gli agenti chimici responsabili dell'inquinamento sono molti, tra cui il famigerato cromo esavalente, il nickel e vari derivati del cianuro. Il cromo esavalente, largamente utilizzato alla Tricom, è stato classificato dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, come agente di prima classe per tossicità e rischio cancerogeno per l'uomo. Stesso indice di rischio è stato valutato per il nickel. Nel 1977 sono stati riscontrati i primi livelli di inquinamento da cromo esavalente a Cittadella e Fontaniva, paesi a valle di Trattezze sul Brenta. Livelli così allarmanti da impedire l'utilizzo dell'acqua prelevata dai pozzi, tanto che l'esercito fu incaricato di fornire l'acqua potabile alle cittadinanze. Nello stesso anno, a seguito delle perizie effettuate sulla presenza di circa 100 microgrammi per litro di cromo esavalente nelle acque, si pensi che il limite consentito è di 5 microgrammi, vi sono le prime comunicazioni giudiziarie per omissioni d'atti d'ufficio e avvelenamento colposo di acque a Pietro Bonifici, medico provinciale di Vicenza, ad Elchi Broglio, ufficiale sanitario di Trattezze sul Brenta, e Rocco Battistella, sindaco di Trattezze sul Brenta.